Su Fanweek quest'oggi parliamo di Mia Martini, io sono Elena. Il Codacons sarebbe pronto a riaprire il caso Mia Martini legato al Festival di Sanremo del 1992. In quell'anno vinse Luca Barbarossa con Portami a ballare e Mia Martini arrivò solo seconda con Gli uomini non cambiano. Pare in realtà che la vera vincitrice fosse stata proprio Mia Martini. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, dice: abbiamo deciso di riaprire il caso dopo le recenti dichiarazioni di Loredana Bertè che in occasione della presentazione del film Io sono Mia, in cui Mia Martini è interpretata da Serena Rossi, ha parlato espressamente di vittoria rubata, asserendo che la classifica finale di quell'edizione del festival fu artefatta per assegnare la vittoria ad un brano di Luca Barbarossa. Pare che successivamente lo stesso Pippo Baudo abbia fatto riferimento a questa cosa e che Gianni Minoli avesse detto durante un programma che Mia Martini era la vincitrice del Festival di Sanremo e che sia stato quindi cambiato in corsa il vincitore proprio per cercare di non far sembrare che ci fosse qualche accordo o qualcosa appunto di già costruito sotto. Staremo a vedere come andrà a finire. Quello che è certo è che Mia Martini manca a tutti quanti noi e le sue canzoni però rimarranno immortali nel tempo, che abbiano o non abbiano vinto Sanremo.